La gloria va a Dio e a Gesù. Un saluto dal fratello Angelo Piccone. Ancora questa sera volevo salutarvi prima di concludersi la serata di oggi, sabato. Con questo vorrei parlare di alcuni versetti in Salmo 81. Se qualcuno ha la Bibbia e gentilmente la vuole prendere, può seguirmi. Salmo 81. Con questo voglio pregare che il Signore, nel frattempo, voi cercate il passo. Il Salmo 81. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai vivendo nella nostra vita. Ancora grazie Signore che stasera possiamo parlare della tua parola, che possiamo condividere quello che tu attraverso i tuoi figlioli e attraverso i tuoi servi ci hai lasciato in dotazione. Ti ringraziamo Padre per quello che hai fatto, che farai e che continuerai a fare per l'eternità. Grazie Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Bene, mie care, una cosa breve perché il tempo non è tanto quello che ho a disposizione, ma il Signore sa ogni cosa. Se siete pronti, io incomincio a leggere. Nel mio testo della Bibbia dice esortazione ad ascoltare il Signore. Al direttore del coro sulla Ittea, Salmo di Asaf. Cantate con gioia a Dio nostra forza, mandate grida di esultanza al Dio di Giacobbe. Intonate un salmo e fate risuonare il tamburello, l'arpa melodiosa insieme alla cetra. Suonate la tromba alla nuova luna. Alla luna piena, al giorno della nostra festa, poiché questo è uno statuto per Israele, una legge del Dio di Giacobbe, figli. Egli lo stabilì come una testimonianza di Giuseppe, quando uscì contro il paese d'Egitto. Io udii allora un linguaggio che non conoscevo, o Israele, io ho soltanto le tue, sottratto le tue spalle ai pesi, le tue mani hanno lasciato le ceste, nell'angoscia gridasti a me e io ti liberai, ti risposi nascosto in mezzo ai tuoni, ti misi alla prova presso le acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, e io ti ammonirò. O Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te nessun Dio straniero, e non adorare un Dio estraneo. Io sono il Signore, il Dio tuo, che ti fece risalire dal paese d'Egitto. Fin qui la parola del Signore. Miei cari nella grazia, come abbiamo potuto leggere e voi ascoltare, e nel medesimo tempo chi aveva una Bibbia mi ha potuto seguire, qui il Signore ci sprona in questa parola sua a cantare con gioia a Dio, nostra forza, capite? Con un canto d'amore, un canto che veramente il Signore ci lascia con piena libertà, e quando noi in questi giorni, in questi periodi di delusione, di difficoltà, abbiamo avuto un po' di tempo di cantare, di gioire. Quando? I tempi sono così veloci, così stretti che non ci lasciano neanche respirare.
Ebbene, mia cara, nella grazia, oggi il Signore ancora ci avverte e ci prende con mano dicendoci: venite a me, voi tutti che siete affaticati, io vi darò riposo, tranquillità, perché se continuiamo da soli, questa andata del tempo, che il nemico non ci lascia neanche il tempo di respirare, il tempo è così veloce che neanche ci accorgiamo se è mattino o sera o è mezzogiorno. A volte, se non fosse per lo stomaco che ci chiama il cibo, non ci accorgiamo neanche l'ora. E questa è stata una cosa che abbiamo potuto appurare tutti, non soltanto io, ma ognuno di noi siamo coscienti della realtà. E quando ci dice mandate grida di esultanza a Dio di Giacobbe, noi dobbiamo gridare con lodi e magnificenza al Signore, perché Dio è grande ed è meraviglioso. E dice intonate nel numero 2, intonate un salmo e fate risuonare il tamburello, l'arpa melodiosa insieme alla cetra. Vedete, il Signore va messo in prima persona con tanti strumenti. Dice, ma io non ho strumenti, ma hai la bocca, hai la lingua per parlare, per pregare, per lodare, per magnificare il Signore anche con le labbra. E a volte non c'è neanche possibilità, dove ci troviamo, di parlare ad alta voce o in audio a voce, ma possiamo lodare il Signore così, senza parlare. Vedete, tanto muto, sto pregando. Nessuno si può accorgere che sto pregando, ma il Signore sì. Il Signore sente i nostri pensieri, le nostre preghiere. Non è necessario che ci senta l'uomo, perché l'uomo a volte si disturba che noi preghiamo, o ci invidia, perché lui non è attualmente possibile farlo. Ora, mia cara nella grazia, stiamo attenti come usiamo la nostra vita, il nostro corpo, il nostro cuore e la nostra anima. Qui ancora ci dice nel versetto 3, suonate la tromba alla nuova luna, alla luna piena, al giorno della nostra festa. A volte il Signore ci lascia anche dei giorni di felicità, che è la nostra festa. Vi è mai capitato di essere felici? Anche per un giorno? Io penso di sì. Io ci sono stato. Ci sono stati dei giorni di felicità che ero proprio a culmine. Sembrava il settimo cielo. E lì ho lodato il Signore. Questa è una cosa di breve, di poco anzi, della felicità che il Signore mi sta donando. E lodo il Signore, anche voi. Anche voi, miei cari, nel momento della vostra festa, della vostra gioia, della vostra felicità, lodate il Signore con ogni strumento. Se non avete strumenti, lodatelo con la lingua, con la bocca, con gli occhi, guardando il cielo, guardando in alto verso la sua dimora, la Gerusalemme celeste. E qui ci dice nel versetto 4, ci dice poiché questo è uno statuto per Israele, una legge che è Dio, del Dio di Giacobbe. Come possiamo vedere, quando Giacobbe lo chiamava il mio Dio, il Dio di Giacobbe, il popolo lo identificava come il Dio di Giacobbe, come se Dio era solo per Giacobbe, Dio è per tutti. Ma no, loro lo identificavano il Dio di Giacobbe, il popolo di Israele. Ora, noi come lo identifichiamo, questo Dio? Io lo identifico il mio Dio, mio Padre Celeste. Voi come lo identificate? Se lo identificate come me, fate come Lui vuole. Perché io sto cercando di farlo. Ancora non sono alla perfezione, perché alla perfezione non ci sono arrivato.
ma spero di arrivarci con la grazia e la potenza di Dio. Questo chiedo in tutti i giorni. Oh Padre, perfezionami in tutto e per tutto, perché voglio venire a te con gioia e con amore. Sì, Padre, ho sbagliato nella mia vita, ho fatto tanti peccati, tante cose che non dovevo farle, ma tu sei così meraviglioso che mi hai perdonato. Ecco, queste parole bisogna far uscire dal profondo del cuore, non tanto per dire, tanto per parlare. Questo. E nel versetto 5 dice, egli lo stabilì come una testimonianza di Giuseppe quando uscì contro il paese d'Egitto. Io udì allora un linguaggio che non conoscevo. O Israele, io ho sottratto le tue spalle ai pesi. Vedete, il Dio che lo identificano il Dio di Giacobbe e il Dio di Giuseppe, ha purificato e alleggerito il peso delle loro spalle, come ha alleggerito il peso delle mie spalle, perché il mio peso era così pesante. Certe volte mi sentivo schiacciato. Ci sono stati dei giorni che in questi mesi ero proprio distrutto, ma vedevo che c'era qualcosa che non andava. Ma il Signore sa ogni cosa e mi ha liberato. Oggi non sono al centro della salute, ma specchiandomi nel viso e nel corpo, penso che c'è qualcosa di meraviglioso, che Dio sta creando un nuovo me stesso dentro la mia vita e dentro il mio corpo. Ora, non so come la pensiate voi, ma io penso che Dio può ogni cosa su di noi e su tutti gli altri. Qui dice ancora, o Israele, io ho sottratto le tue spalle ai pesi. Ti senti ancora afflitto, ti senti pesante, ti senti sottomesso a qualcuno che non ti va a genio? Lascia tutto il peso tuo ai piedi di Gesù. E solo così ti potrai liberare da ogni peso. Nel settimo versetto dice, nell'angoscia gridaste a me e io ti libererai. Ti risposi nascosto in mezzo ai tuoni. Ti misi alla prova presso le acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, e io ti ammonirò. Dio ci sta parlando. Inoltre che ci ha risposto attraverso i lampi, i tuoni, attraverso la tempesta, attraverso le nubi, attraverso ogni cosa, a volte ci parla attraverso gli uomini, attraverso i suoi servi, attraverso i suoi ministri, attraverso i sacerdoti, attraverso chiunque è vicino a noi che ci vuole aiutare e ci vuole guidare sia fisicamente che spiritualmente, ma a volte la nostra mente è così dura, la nostra testa segue soltanto una direzione sbagliata e non vuole guardare niente, ma stasera il Signore ti sta chiamando a sé. Vuoi ancora stare con il collo duro? Vuoi piegarti il collo davanti a Dio? Vuoi piegarti le ginocchia davanti a Gesù? Fallo. Se tu vuoi una nuova vita, se tu vuoi un qualcosa che cambi in te stesso e vuoi la pace, la tranquillità e il benessere, segui Gesù. E qui dice ancora nel versetto 9, dice, non ci sia in mezzo a te nessun Dio straniero e non adorare un Dio estraneo. Vedete, se ci sono degli amuleti a casa tua, se ci sono degli idoli, delle immagini che ti prostri a qualche idolo straniero, a qualche Dio straniero, cerca di buttarlo via, lontano, brucialo se ti è possibile. Che nessuno possa averlo mai. Allontanati da ogni Dio straniero, allontanati da ogni immagine che è contro natura, è contro la natura di Dio.
e qui ci dice: io sono il Signore, il Dio tuo. Nel versetto 10: io sono il Signore, Dio tuo, che ti fece risalire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca e io la riempirò. Vedete, Dio ha fatto risalire dal paese d'Egitto i nostri patriarchi, li ha liberati dal nemico e li ha plasmati, gli ha aperto la bocca e l'ha riempito per 40 anni nel deserto, finché raggiungevano la terra promessa. E da lì il Signore ha fatto miracoli e prodigi fino a oggi. Sei cosciente di questo? Se sei tu cosciente di questo, piega le ginocchia davanti a Gesù e adoralo per sempre, per tutta l'eternità, e verrai la felicità e le sue promesse saranno tuoi. Sarai rigenerato con una veste candida, pura, bianca, e sarai ammesso alla famiglia di Dio. Nel versetto 11 dice ancora: ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha ubbidito, perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore, perché camminassero secondo i loro piani. Vedete, quando qualcuno non segue la parola di Dio e non segue la sua via, non è che il Signore ti fa male. Il Signore non te ne fa male, ma ti lascia andare alla deriva per la tua strada. Tu segui una via sbagliata, lui ti lascia andare finché tu apri gli occhi e il tuo cuore e ti accorgi che l'hai distrutto completamente da te stesso. E il nemico prende possesso di te. Ora, quando ancora non sei totalmente distrutto, torna in te. Torna in te. Apri i tuoi occhi, apri il tuo cuore e dici dentro di te: voglio tornare al mio padre, voglio tornare al mio fratello maggiore, Gesù Cristo, adorare per tutta la vita il suo sacrificio che è morto per me. E solo lì rientrerai nella pace, nella tranquillità e nel benessere. Nel versetto 13 ancora: oh, se il mio popolo volesse ascoltarmi, se Israele volesse camminare nelle mie vie. Nel 14 dice: subito umilierei i loro nemici e rivolgerei la mia mano contro di loro avversari. Vedete? Lo dice così chiaro, cari nella grazia, lo dice così chiaro. Così chiaro, se il mio popolo ancora si umilia e mi rivolge a me le preghiere e mi adora, io, dice Dio, mi rivolterei contro i suoi nemici e li distruggerei e li metterei fuori zona. Vedete, il Signore combatterebbe per te, per me e per tutti, se stiamo nella parola del Signore e facciamo la sua volontà. Mica nella grazia, che ti costa a te? Andare per una strada che vai alla morte? O andare alla strada che ti porta alla vita, alla risurrezione, alla gioia, alla gloria di Dio? Dove è quella giusta per te? O se preferisci quella distorta strada, che sembra dritta, grande, spaziosa, che ti porta alla perdizione, o quella angusta, bassa, quella stradetta che vai per inganalare, ma è quella giusta, che mentre tu risali si allarga e ti dà la luce, quel tunnel che vede la Gerusalemme celeste. Questo. Ora, mia cara, nella grazia ancora, dice, versetto 15, dice: quelli che odiano il Signore stringerebbero davanti a Lui e la loro sorte sarebbe decisa per sempre.
E nel versetto 16 dice: io nutrirei Israele col fior di frumento e lo sazierei di miele che stilla dalla roccia. Vedete? Il Signore ci spamerebbe a tutti. Altro che in questi giorni stanno facendo delle pubblicità, e lo dico, e non voglio essere, come dire, superficiale. I governi si stanno lamentando e stanno cercando dei provvedimenti perché pensano che fra 20 anni, 30 anni non ci sarà cibo a sufficienza per tutti, perché la popolazione diventa più grande, più numerosa, e non hanno cibo, e stanno cercando di preparare altri cibi con altri animaletti, con altre sostanze che loro dicono che hanno più nutrimento, ma solo con il pensiero di certe persone viene da vomitare. Questo è il vomito del nemico che sta preparando questa strada. Ma oggi il Signore ti dice: io ti spamerei se tu vieni a me. Se tu vieni a me, io ti spamerei, dice Dio. Con l'abbondanza, non ti mancherà il cibo, non ti mancherà niente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il cibo ci sarà. Ci sarà l'abbondanza. Perché quando Dio manda l'abbondanza, le campagne, quando uno semina, adesso una spiga va 1x4, ipotesi, se Dio benedice, la spiga produce per 10, per 15, per 20. Avete presente quando Giuseppe fu avvisato degli anni della carestia in Egitto? Ha costruito granai in abbondanza per salvare il cibo, quel frumento di riserva. E le campagne fruttarono, dice la Bibbia, che non si poté più calcolare il grano. Questo cosa vuol dire? Ah, è stata volontà di Dio preservare un popolo sano attraverso Giuseppe in Egitto. Spamò gli egiziani e anche il suo popolo di Israele. Vedete? Perché spamò Israele e l'Egitto? Perché il popolo di Dio era Israele, e tramite Giuseppe che si fu portato in Egitto per volontà di Dio si spamò anche l'Egitto. Ora, mia cara nella grazia, se Dio ti dice in questo momento, se tu ascolti la mia parola e sarai fedele e mi darai lode e gloria e mi darai quello che io merito, io ti spamerò, tu sarai nell'abbondanza finché morte ti verrà e sarai vicino a me per l'eternità. Ora, hai ancora dei problemi? C'è qualcosa che ancora vuoi sapere? C'è qualcosa che ti angustia? Vuoi pensare ai scienziati che pensano fra 20 anni e 30 anni non ci sarà più cibo abbastanza e sufficiente per tutti? O penserai che se tu andrai verso Dio e guiderai la tua mente, il tuo corpo, la gioia della tua vita ai piedi di Gesù e sarai felice nell'abbondanza con Dio? Cosa preferisci? L'abbondanza con Dio o la credenza dei scienziati che non ci sarà cibo? Ora state, miei cari, preghiamo. Ringraziamo Dio per la parola che il Signore ci ha fatto capire in Salmo 81. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Chi è disponibile può chiudere gli occhi e pregare insieme a me. Sicuramente sarà benedetto anche lui o lei, chiunque sia. Anche che questo video sarà visto a distanza di tempo, in qualunque momento l'effetto è quello che è, anzi si moltiplicherà.
a gloria a Dio. Amen. Perché non sono io che ho parlato, è Dio in persona, attraverso la mia voce, il mio corpo, la mia bocca, ha parlato Lui in persona. Gloria a te, Padre. Grazie. Padre Celeste, Dio d'amore, ti ringraziamo, Signore, per quello che Tu hai detto e per quello che Tu ci hai fatto dire. Ti ringraziamo, Padre, per questa gioia, per questo amore, per questa grandezza, per questa parola che Tu ci hai fatto parlare. Ti ringraziamo, Padre, ancora benedici le nostre case, le nostre famiglie, i nostri figli, ancora benedici ancora mia nuora, mio genero, ancora i miei nipotini, ancora i miei consuoceri, sia quelle che sono qui in Germania che quelle in Italia, ancora le mie sorelle, i miei fratelli, amici e anche nemici, e tutte le famiglie del mondo intero. Grazie, Padre, della Tua bontà, della Tua benedizione. Benedici ancora tutti i popoli affamati in questo momento, che possono trovare quell'abbondanza in Te, in Cristo Gesù, perché solo chi viene a Te trova l'abbondanza, la gioia e la vita. Grazie, Padre. Ancora per ultimo, benedici me come l'ultimo aborto. Dammi ancora, Padre, non perché merito, ma per grazia Tua, uno spirito ancora più sapiente, più migliore. Fai che la mia mente possa svilupparsi ancora meglio di un computer, Signore, che possa memorizzare ogni cosa, parola per parola, virgola per virgola, di tutto quello che leggo e tutto quello che sta davanti ai miei occhi. Ti ringrazio, Padre, nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo, che Tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Gloria a Dio. Mie cari nella grazia, vi saluto nella pace del Signore e vi abbraccio come faccio sempre, così, una stretta di braccio a tutti. Sento il vostro calore vicino a me, con amore e con potenza, e vi bacio doppio a tutti. Pace del Signore, fratello Angelo Piccone, che vi amo con tutto il cuore. Amen.